Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura agli esteri, una giornalista freelance italiana è stata fermata la notte scorsa all'aeroporto del Cairo. Francesca Borri, questo il suo nome, era appena arrivata dall'Italia. Le cause del fermo non sono note. Fonti diplomatiche hanno riferito che l'ambasciata italiana in Egitto sta seguendo il caso con la massima attenzione. Il console si è recato immediatamente all'aeroporto per prestare ogni assistenza necessaria e si trova nella stessa stanza con la giornalista. Una petroliera iraniana è in fiamme al largo nella costa dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono l'agenzia di Stato ed altri media di Teheran, specificando che la nave sarebbe stata colpita da due missili e si segnala anche un importante sversamento di greggio in mare. Subito dopo le esplosioni pesano i timori di nuove tensioni in questa regione, cruciale per la produzione di olio nero. Dopo che ieri dal Ministero dell'Interno è arrivata la notizia dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cirignola nel Foggiano, che sarà affidato per 18 mesi a una commissione di gestione straordinaria, non si sono fatte attendere le reazioni politiche. Il primo cittadino ofantino, Franco Metta, ha messo un post con pochissime parole che dice arrendersi. Che parola è? Non la conosco. Invece il Partito Democratico della città si muove. Dopo le notizie giunte da Roma, svolgerà un sit-in davanti al comune stasera alle 19 e successivamente terrà domani mattina nella sua sede una conferenza stampa per esporre il suo pensiero dopo quanto è avvenuto. Spostiamoci adesso a Troia per le celebrazioni della cattedrale, che concluiranno anche con un elemento importante, con un francobollo dedicato proprio a questa ricorrenza. Lo ha detto il sindaco di Troia Cavaliere al microfono del collega Antonio Nino Bruno di Studio 9 TV.